Siamo in compagnia di Ilaria Marcello e una domanda subito sul pezzo che porti a Sanremo. Volevo sapere con quali parole lo descriveresti. Allora, con quali parole? Sicuramente lo descriverei con il circo, nel senso il circo come metafora della vita. In questo momento siamo tutti circensi che vivono in equilibrio, questo sì. E la tua partecipazione a Sanremo come la vivi? La vivo bene perché è un'opportunità che è arrivata per me al momento giusto, quindi la vivo benissimo, sono pronta, non vedo l'ora di affrontare tutto, anche se ovviamente un po' di ansia c'è. Ovviamente. E tu invece hai una passione per De André. E com'è nata questa passione? È nata quando ero piccolissima perché mio padre ascoltava tantissimo De André, De Gregori, Dalla. E poi successivamente perché verso 11 anni ho cominciato a suonare in un gruppo che cantava e suonava proprio le musiche di De André, eravamo tutti giovanissimi e sono stata 3 anni circa con questo gruppo che mi ha portato a imparare direttamente le canzoni di André. E poi con la crescita piano piano ho cominciato ad essere un po' più consapevole e capire bene che cosa dicevano quelle canzoni. Tu hai cantato nel tour L'Uomo delle Stelle di Ron e Storie di Gino Paoli. Come è stata questa esperienza? È stata fondamentale per me perché Ron l'ho fatto quando avevo 19 anni, quindi è stata la vera e prima esperienza diciamo, professionale della musica, quindi live insieme a lui, ho aperto 6 concerti a pianoforte, ho cantato insieme a lui e poi fondamentale proprio perché lui è una delle persone in questo ambiente più dolce, più sensibile che ci sia. Tu nel 2008 hai partecipato a X Factor e come cambia, cioè, cosa è cambiato in te da X Factor adesso e se ti è servito per la tua carriera musicale? Sicuramente mi è servito perché X Factor può essere considerato un po' un master di umanità, nel senso che ti porta a crescere tanto, sia umanamente che artisticamente. Artisticamente perché ti pone davanti a un ambiente che ti fa crescere per forza, quindi lì devi capire bene chi sei tu e che cosa hai bisogno di dire. E sicuramente a me è servito. È servito tanto anche per imparare a capire me stessa e cominciare a vivere un po' più con leggerezza rispetto a quanto ero rigorosa prima. Nelle tue canzoni c'è tanta Sardegna, tu quindi sei orgogliosa delle tue origini di portarle in giro? Ovviamente sì, come penso tutte le persone che vengono da un'isola, comunque che hanno un'identità ben definita con la terra dove sono nata. Quindi scrivere in sardo, scrivere la lingua della mia terra è anche un modo per raccogliere tutta la forza che mi dà la mia terra. Grazie, grazie a voi.